Io non solo sono andato lo stesso, ma appena tornato ho presentato la lettera di licenziamento. Impagabile la mia soddisfazione nel guardare la faccia dei miei capi. Mitico Jack, saluti Samu da Luino. Grande, vabbè, ammirevole che il tuo amore per la musica ti abbia portato addirittura a mandare a Cagher un posto di lavoro. Per Robert Plant, questo ed altro. Io ti appoggio appena, andiamo a sentirci un altro maestro del rock, del heavy metal. Lui è Ozzy Osbourne, In My Life. Rock and roll, gente. Yeah. Ragazzi, che meraviglia, Ozzy Osbourne con In My Life, tra l'altro una cover dei Beatles, bellissimo pezzo, tra l'altro non so perché, tra l'altro l'ho già detto, molto si presta bene un po' anche all'argomento del giorno, un po' quella malinconia, nostalgia che a volte assale quando stai vivendo o hai vissuto una situazione che poi ci pensi sopra, insomma, istinto, ragione, Ozzy Osbourne, tutto perfetto, Katy. Perfetto, no, io non devo far altro che chiamare il nostro Jack che ci legge un paio di zzzz. Giudicate voi, appena ho saputo che suonavano i Pearl Jam e gli Aerosmith all'Heineken Jamming Festival, ho comprato il biglietto, ma solo dopo mi ero accorta che avevo la maturità. Io personalmente sono a metà tra istinto e ragione. La musica dovrebbe risvegliare gli istinti, ma il rock di oggi mi fa invece diventare razionale, perché mi fa pensare a quanto oggi si manchi di fantasia. Ragazze, ho paura di non emozionarmi più. Oh mamma mia, belle sms. Che paura fondata è giusta. Bisogna, guarda, emozionarsi, sennò la vita. Quanto ti capisco. E il problema fondamentale delle persone razionali, come ad esempio mi reputo io, è questo: che poi arrivi a un certo punto che dici, cavolo, però mi sto perdendo davvero qualcosa. Eh sì, vai Jack. Posso dire una cosa? Certo. Già che l'SMS che è arrivato parlava dell'Heineken, io e Katy volevamo ricordarvi una cosa, e cioè che avete tempo ancora, voi musicisti con delle band all'ascolto, fino al 15 di maggio per iscrivervi all'Heineken Jamming Festival Contest per tutte le band emergenti. Quindi Heineken Jamming Contest Festival, andate a cercare, insomma, non so se ho messo nell'ordine giusto, andate a cercare e iscrivetevi. Vai Jack. Ciao ragazze, per me la ragione deve vincere sempre sull'istinto. Perché? Ma uccidere l'istinto significa annullare il sentimento e in definitiva ciò che dà sapore alla vita, anche alla musica. Un bacio, Teo. Però tu dici la ragione poi deve averla vinta tra i due. Beh, però come si fa? Io una volta parlavo con un mio caro amico, il quale mi faceva notare come effettivamente noi uomini o noi primati, quindi esseri inizialmente umani, certo, eravamo persone di istinto, e che forse il diventare razionale poi è stata una conseguenza del diventare società, del diventare organizzati, quindi sarebbe bello tornare forse un po' più animali. E se ci pensi, ricollegandoci al discorso del 2012, se è vero quello che si prevede, e non per forza che il mondo finisca, ma che c'è un cambio di era, come tutte le ere, chiaramente il cambio di era può implicare che qualcosa venga distrutto, ma la nascita di qualcos'altro, e quindi forse si ritorna in qualche modo a uno stadio primordiale. Io un po' ci spero. Mentre ci c'è troppa struttura, tutti. Troppa struttura. E quindi Jack, andiamo a vederci un altro video? Sì. Ci andiamo a vedere un video, ci andiamo a vedere Torniamo in Italia, un progetto assolutamente valido che noi, quando possiamo, supportiamo alla grande. I Fratelli Calafuria, il brano si chiama Affatto Normale e noi ci vediamo tra poco. Eccoci ritornate. Allora, un bel caffettino, un po' di pubblicità, noi ritorniamo. Prima vi siete visti Fratelli Calafuria con Affatto Normale. Questo è sempre Database del lunedì pomeriggio. Siamo Katy Alteria, Katy Alteria su Facebook, e soprattutto Katy Alteria SMS 338811877 per interagire con noi. Ribadiamo velocissimamente il concetto, l'argomento del giorno è istinto, ragione. Voi da che parte state? Vai Jack, sentiamo gli SMS. Mi sono fatto i capelli rosa. Perché? Ho voluto provare a sconvolgere la monotonia. Peccato che la gente non capisca. By Jim da Reggio. In effetti sì, ancora siamo sul stereotipo del colore dei capelli, che se hai capelli rosa sei uno squinternato, che palle. Dai, sì, anche no. Poi comunque è anche un gesto che non comporta poi magari delle conseguenze così, così preoccupanti. No. Quindi che te frega, guarda io con cosa giro in testa, un cespuglio. Cioè, vai, cioè, anche. Sono un gemelli, sì, ed un fratello gemello identico a me. Classico carattere doppio, ve lo giuro. Ma in amore, sempre corretto e sempre distinto.
Ciao meravigliose, lunga vita e kiss e prego per Ronnie James Dio. Vi abbraccio forte, Pasquale da Sorrento. Grande, ecco, infatti. Su Ronnie James Dio, purtroppo l'altro giorno abbiamo letto la notizia che doveva tornare in Italia per 3 date con gli Heaven and Hell, purtroppo ha avuto una ricaduta, questo brutto male che l'ha colpito allo stomaco, veramente Ronnie. Noi così, per te, tanta incrociazio. Vai, Jack. Sono Less da Anzio. Per me servono tutte e due. Anche perché istinto e ragione da sole non servono a niente. Ciao. Sì, beh, non fa una piega, Verissimo. Dopodiché, noi partendo da questa base, vorremmo sapere solo a cosa dai un po' più peso tra le due. È un modo di pesare le due cose, sappiamo che esistono entrambe, come fai a vivere senza l'una e l'altra? Cioè, comunque saremmo in un mondo disequilibrato. Quindi ma poi la cosa che più ci potrebbe anche interessare sapere, così interno, se tanto siamo noi, no? Tra di noi, è la cosa più folle, più distinto che vi è successo, vi è capitato di fare. Ecco, come sei vicino? Questo ci piacerebbe saperlo. Dai, sentiamo un altro SMS, Jack. Vai, Jack. Ciao ragazze. Come in tutte le cose, ci vuole un po' di equilibrio. Ci vuole l'istinto per buttarsi nelle cose e lasciarsi trascinare. Ma poi ci vuole la razionalità per far sì che tutto finisca nel migliore dei modi. Certo, sempre però con un pizzico di istinto. Siete fantastiche, saluti. Posso dire una cosa? Secondo me... L'istinto... perde nella maggior parte dei casi, almeno fino ad ora, quello che abbiamo letto è che la gente o li mette insieme e dice che servono entrambi o fa vincere la ragione. L'istinto, secondo me, perde sulla ragione perché esiste in noi una componente molto forte che si chiama senso di colpa. Il senso di colpa dell'aver agito di istinto, perché razionalmente poi vai a capire che appunto nella logica hai sbagliato, ma con la pancia o con lo stomaco hai fatto bene, però il senso di colpa secondo me ci fa vivere male dei gesti istintivi, e l'Italia in questo senso è molto molto svantaggiata, perché noi anche culturalmente siamo proprio cresciuti nell'idea del senso di colpa.